Giro di boa per il secondo Master Ciclocross Wisp Abruzzo, Premio Fedeltà 2011-2012. La sesta prova si è svolta presso l'azienda agricola La Selva d'Abruzzo di Moscufo, che ci ha gentilmente ospitati. Giornata stupenda, con sole a 360 gradi e temperatura praticamente estiva. Percorso stupendo, disegnato da Giuliano Starinieri, nell'interno dell'uliveto della ditta La Selva d'Abruzzo. Oltre 50 i partenti, come al solito, numeroso pubblico a godersi lo spettacolo della giornata. Mentre scorrono le immagini della bellissima gara, vi ricordiamo che il calendario ciclocross Wisp Abruzzo prevede gare fino alla fine di gennaio 2012. Il campionato regionale Abruzzo si svolgerà qui a Moscufo il 15 gennaio 2012, mentre il campionato nazionale si svolgerà a Grotta Zolina Ascoli Piceno il 22 gennaio 2012. Approfittiamo anche per sollecitare gli atleti a rinnovare la tessera, perché dal 1 gennaio sarà possibile partecipare alle gare solo con la tessera Paola, là! 2012. Prendi Achille! Mi da sparare. Allora? Passiamo ora all'arrivo, primo assoluto Achille Di Lorenzo, davanti a Domenico Scipioni e Adriano Nepa, tutti e tre nella categoria A2. Passiamo alle varie categorie. Categoria 1 ha vinto Alessandro Dell'Orso davanti a Fabio Marino e a Pietro Bartolacci. Per la categoria 3 ha vinto Alfonso Nepa davanti a Giuliano Tarinieri e Alessandro Celi. Per la categoria 4 ha vinto Carlo Tutico davanti a Graziano Malatesta e a Gianfranco Speranza. Per la categoria A5 ha vinto Mauro D'Alessio davanti a Bruno Fantini e Antonio Di Virgilio. Per la categoria C ha vinto Antonio Scafa davanti a Mario Matriciani e a Mario Di Renzo. Nella categoria donne ha dominato Paola Piattelli, campionessa regionale in carica. E ascoltiamo proprio da lei un commento a questa bellissima giornata di ciclocross. Oggi una giornata bellissima, clima primaverile, abbiamo fatto una gara con 50, c'erano cioè 50 di atleti, un percorso di ciclocross davvero straordinario come sempre. Giuliano Starinieri ha preparato un percorso per noi molto articolato, tanti passaggini tecnici, anche se molto veloci, in alcuni tratti velocissimi. E una bella risposta devo dire per il ciclocross in questo nuovo anno. Che dire, continuiamo così, forza ciclocross! Al termine della gara, come al solito, gli atleti sono stati rifocillati con un lauto rinfresco a base di porchetta, formaggi, prosciutti e salami della zona. E non poteva mancare l'olio freschissimo del frantoio La Selva d'Abruzzo che ci ha ospitati. La manifestazione si è conclusa con una ricchissima premiazione. Premi di merito per tutti i partecipanti e premi a sorteggio, fra i quali un bellissimo orologio da polso di notevole valore. Vi ricordiamo che i programmi,
gli ordini d'arrivo, i calendari e i filmati del Master Ciclocross WISP Abruzzo sono pubblicati sul sito www.wisp.it/pescara, che potrete consultare in qualsiasi momento.